preso un macchinario. Il decarbonizzatore. È un ultimo macchinario che è uscito. Adesso ti faccio vedere cosa serve, sì. Così almeno dopo, già che sei qua, te lo faccio vedere come funziona, che gli devo fare la macchina Andrea. Praticamente produce idrogeno. Questo sì. Idrogeno viene messo in aspirazione, quindi il motore lo aspira e praticamente lo manda in combustione. Tu come sai... Insieme all'aria e alla benzina. Insieme all'aria e alla benzina. Tu come sai, l'idrogeno è un combustibile a madonna. Ha un alto ottano, hai capito? Sì. Non so se va una roba come 130 ottani. Implode. Guarda, c'ho qua una testa da fare. Allora, lo vedi? Questa qua è un motore Fire, è di nuova generazione. Come puoi vedere, vedi quanto residuo carbonioso c'è sulle valvole? Questa quella qua, roba nera. Questa qua, roba nera. C'è proprio nera dello spessore lì, vedo. Esatto, qua. Lo spessore. Che io vedo proprio dello spessore. Guarda, ti faccio vedere. Guarda qua. Oh, la madonna. È tutto, guarda. Sì, sì, questo sì, è tutto olio carbonizzato. Lo vedi che salta via? Lo senti che... Sì, 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 ma si vede la crosta. Residuo carbonioso, guarda qua. E quella macchina lì cosa fa? Quella macchina lì, in teoria, ed è effettivo, perché dopo ti spiego perché, come tanti miei colleghi possono notare, quando vanno a tirar giù la testa e vanno a verificare il cilindro bruciato, sì. Lo vedono più pulito di un altro. Okay. Lo vedono molto più pulito di un altro, sia pistone che la camera di scoppio della testa. E dici, ma che bello. Perché l'acqua, se viene iniettata, no? Se viene iniettata in una combustione, praticamente cosa succede? Nell'esplosione si dividono i due atomi, idrogeno e ossigeno. L'idrogeno va a fare quel lavoro lì che tutti i miei colleghi vedono quando tirano giù una testa bruciata. Ok, quindi l'idrogeno pulisce. L'idrogeno pulisce. Quindi questa macchina è una macchina che pulisce i motori. Perché la quantità di ottani è nettamente superiore a quella della nostra classica benzina. Ah, suoi. Anche diesel? Anche diesel. Benzina, diesel. Specialmente diesel, perché il diesel, come sai, fa tanto residuo carbonio, tanto particolato, hai capito? Va bene anche per i FAP, questa cosa qua. Ed è validissima, hai capito? Quindi eviti di fare la rigenerazione forzata con l'autodiagnosi. Quindi non vai a portare i giri motore superiori alla norma e non vai a pre-iniettare gasolio inutilmente. Quindi è un ulteriore combustibile, esatto, oltre alla benzina. Che alza il livello di ottani della combustione. Ciao, e lì proprio... Esatto. Il bello dell'idrogeno è che implode. Non va a creare danni, capito? Vabbè, me la fai vedere sta macchina. Sì, dai, te la faccio vedere. Vedi le candele? 15.000 km, comunque un po' di residuo di... Ah, erano di olio. Nuove queste. Erano nuove, sì. Vedi che comunque un po' di olio lo tira la macchina, un pelino. Io lo vedo perché se su un po' di crosta c'è su. Guarda qua. Sì. Lo vedi? Allora, facciamo una veloce la prova compressione, che il nostro buon Andrea ci aiuta. Così rileviamo la compressione di tutti e quattro i cilindri. Capiamo, è un test matematico questo, quindi è la prova del 9. Quindi allora fai la prova di compressione prima, esatto, del trattamento. Prima del trattamento. Vediamo se ho capito. E dopo lo facciamo. Dopo il trattamento. Esatto. Ma quindi dovrebbe tirare fuori anche le croste con le mezzo alle fasce? Bravo. Allora, adesso facciamo una prova compressione. Quindi dopo il trattamento andiamo a riprovarla ulteriormente e vediamo se c'è stato beneficio veramente. Va bene. Allora Andre, adesso giù tutto il pedale acceleratore, proviamo le singole, già tutto. Dai. Boom. Allora, primo cilindro a 9. Primo cilindro a 9. Ok. Secondo cilindro, vai. Siamo a poco più di 8. Aspetta. Ok. Poco più di 8. Terzo cilindro, vai. Sarà un 8 e mezzo. Notte e mezzo. È meno di 9. Ok, me. Quindi abbiamo detto 9? 9, 8, 8, un po' più di 8, 8 e mezzo. Vediamo il quarto. Aspetta Andre. Vai. Mamma mia. Meno di 8. Saremo sul 7-8. Allora, dopo montiamo le candele e la prepariamo per il trattamento. Quindi questa crea ossido di idrogeno. Infatti vedi, ossidro. Con cosa si utilizza, ecco? Acqua demineralizzata. Sì. E c'è un serbatoio di 60 litri che va sempre tenuto a livello. E 6 kg di soda. Soda. Soda in polvere. Il particolato che va ad abbattere è sotto i 5 micron. Quindi... Quello che va a pulire. Quello che va a pulire. Che va a... Scrostare. Quello che va a scrostare, esatto. Lo va a ridurre il particolato, chiamalo così, a 5 micron. Quindi che può espellersi tranquillamente anche dal FAP. Stavamo dicendo diesel o benzina. Ottima anche per le macchine col filtro antiparticolato. Un'altra cosa... Questo tubo qua è quello che praticamente lo srotoli e lo metti direttamente in aspirazione. Con questa spina qua
comunicante a Bluetooth con la macchina, vai a comunicare direttamente con la macchina, cioè la macchina monitorizza anche l'utilizzo del motore. Una se protezione, c'è qualcosa che non se c'è qualcosa va, ferma tutto subito in automatico, okay, capito? Va a leggere tante cose, cosa fa 3,5 kW forse. Quindi è potente. Va bene, adesso monto sulle candele, le viste, sì, meno male nel video le hai viste, okay, io rimonto sulle candele, sì, e poi facciamo partire tutto va il bene sistema. Dai, vieni. Quindi trattamento? Qua così. Allora, il vantaggio di quella macchina qua, come puoi sapere, il buon internet ci aiuta oggi, no? Ci vendono le macchine anche da internet. Ok. Però quelle che trovi su internet non producono abbastanza idrogeno, da quello che mi hanno spiegato, no? Non producono abbastanza ossidro, no? Sì. Da poter far sì che lo tiri dentro dall'aspirazione diretta, no? Sì. Il bello di questa macchina qua, che ne produce talmente tanto che lo puoi mettere tranquillamente in un qualsiasi bocchettone dell'aria, il primo che ti capita in mano. Ok. Senza dover smontare filtro, senza dover smontare niente. Quindi lo automaticamente se lo tira dentro. Bam, perché sì, ne produce talmente tanto che te lo butta anche in macchina a momenti. Sì. Quanto costa? Dimmelo, dai. Quanto costa? Meno di quello che meno di quello che puoi immaginare. Però ti sto dicendo perché alla fine li ho viste un po' di... No, niente male questa. Anche perché ti dicevo, l'ho provata sulla Bora, è un altro andare. Comunque la macchina chilometrata. E niente, accendi, 290 e passa mila chilometri la mia Bora, se va forte la mia Bora, perché... Ciao. Funziona. Vai. Prima di procedere col trattamento trovate il livello di serbatoio liquido, ok. Ok, procedi. Qua inserisco targa. Ok. Ok, chilometri. 190. Guarda. 190. 180.000 chilometri, quindi questa qua è una macchina che dovrebbe essere un po' spompa, no? Esatto. L'abbiamo visto con la prova compressione. Sì. Cosa dovrebbe fare al posto di 8-9? Io adesso, ma secondo me un 2000 deve fare sopra i 10, Membrata, 2000. Ok. Numero di cilindri 4, benza, avanti. Utilizzare procedimento con controllo stato motore. Ho attaccato la presa sonda OBD, ok. Li do, yes. Sì. Accertarsi che dopo aver collegato la pera, procedi. Connessione OBD in corso, si prega di attendere. Accendo la macchina. C'è poco. Stai postando l'acceleratore automatico? Deve scaldarsi un po'. Aspetta un attimo. Perché sennò è altalenante. Quindi la macchina... Ma qua imposti il flusso, la percentuale di iniezione di questo... Ho impostato l'acceleratore manuale... Con l'acceleratore manuale che non è nient'altro una che leva. Una leva. Sì. Vai a impostare sui 1500 giri. Ok. E il tempo? Il tempo 40 io farei... Minuti. Sì, anche un... L'ideale è un'ora, poi in base ai chilometraggi, in base... Questa qua non è una macchina con particolare esigenza. Flusso è la percentuale? È la percentuale di iniezione dell'idrogeno in aspirazione. Avvio. Attenzione. Quindi questa invece è la potenza che sta assorbendo la macchina. Macchinario per produrre idrogeno. Vedi che hai visto come si accelera la macchina. Vabbè, ci vediamo dopo il trattamento, aspetti fra 40 minuti vabbè, e facciamo l'altro test. Motore acceso, ti dà il minimo, flusso, quello che non abbiamo finito. Basta, abbiamo fatto. Adesso la distacco, senti come gira al minimo. E dopo fai... Senti che è più silenziosa. La prova di compressione dopo. Dopo facciamo la prova di compressione, sì. Ok, andiamo, dai. Perché scoppietta di meno? Molto probabilmente quel residuo carbonioso che ti spiego, che ti ho fatto vedere, l'olio carbonizzato. Comunque, a motore acceso non lo vediamo, ma se entriamo dentro nel motore, lui è incandescente, quindi va a innescare anche autoaccensione, capito? Okay. Quindi è tutta una miglioria, anche lo vedrà nel consumo secondo me tanto, lo sai? A usarla a bassi giri te ne accorgi, mo. Questo è bello, questo è il cilindro. Come sono? Hai tirato giù le candele? Sì, è pulita, adesso vabbè, toccarle... Sono incandescenti. Incandescenti, però guarda, rispetto a prima, guarda come sono. Aspetta. Molto più chiare. Aspetta. Guarda come l'elettrodo. L'elettrodo si è sbiancato tutto fino in fondo, lo sì, vedi? Ottimo mestiere. Ma adesso che il motore è caldo cambia qualcosa? Cioè, sicuramente magari un po' di compressione la perde. A caldo? Perché comunque a caldo hai tutte le dilatazioni diverse rispetto a prima che abbiamo fatto a freddo. Facciamo? Colpettino? Accelera tutto. Boom. Vai. Hai accelerato tutto? Quant'era il primo? 9. Era 9? Sì. Rifallo, Andre, perché... Aspetta. Perché sbuffava? Perché c'è la benzina calda. Vai. Boom. Siamo a 8,5, ma perché mo è calda, Vediamo se li ha tirati tutti a pari, dai. 8,5 il primo. Il secondo, vai.
7,5 secondo. Vai. Otto e mezzo il terzo. Ma mo è calda, eh. Quindi a freddo va a 9 sicuro, eh. Vai. Otto e due qualcosa. Però mo è caldo il motore, sono pari, eh. Però sono tutti a pari, eh. Caldo, motore sì. Caldo bollente. Dai, aspettiamo. L'ultimo adesso a caldo si è alzato. 8 e 3 quasi, to. Era 7,8. Secondo me va a pulire anche il segmento, non ce n'è di balle. Quindi stai rimontando adesso? Sì. Come siamo messi? È messo bene, abbiamo fatto il test insieme all'Andrea. Ha fatto 8,5. Sì. Fisso tutti. Tutte? Tutte. Quindi le ha bilanciate tutte. A caldo, tutte. A freddo sicuramente secondo me andrà tutto a 9. Mo... Perché noi era proprio fredda, ti ricordi sì, quando sì, l'abbiamo sì. fatto? Vabbè, io la richiudo. Comunque sì. la fa più morbida, più liscia. Ma secondo te ci sta, tipo, quando ci sta? 100.000, 150.000, 200.000? Secondo me più chilometri ha e non è mai stata toccata, secondo più me. Risultato trovi. Più risultato trovi. Però diciamo, se io voglio farlo, questo qua è un lavoro manutentivo. Sì, io se mi faccio la distribuzione a 100.000, 120.000... Gli fai quel trattamento qua, tanto va a lavorare a 1.500 giri del motore. Sì. Quindi neanche a dire che devi tirarlo alle stelle. Capito? Sì. Ogni tanto ti fermi e visto imposti il tempo che vuoi, puoi farlo in 10.000 modi, okay. Capito? È tutto questione di tempo. Secondo me è una cosa che proporla dentro un tagliando di manutenzione, però sopra un tot di chilometri o dalla parte tecnica da fare su un motore che magari consuma, ha il consumo dell'olio superiore alla norma e ha consumi a livelli elevati. Proprio. Beh, lì poi il trattamento li farò molto più lungo, molto più... Secondo me ci servirebbe un qualche minuto in più, secondo me. Ma qualche mezz'ora in più di trattamento li fa tanto, eh. Dai, poi se ti capita un motore da aprire, facciamo quella roba lì che avevamo detto. Secondo me la cosa curiosa è quella. Facciamo. Lì vedi proprio il... Un motore da 200.000 km che devi aprire. Esatto. Fai il trattamento e poi apriamo il motore. E poi per vedere com'è dentro, esatto. Pulito. Ok. Dai, al prossimo video. Ciao, boys. Ciao, boys.